Creme cannella della Gullon. Mi danno l'impressione tipo di cracker dolci al gusto cannella, ricoperti di zucchero. Li ho pagati poco più di 2 euro in un negozio sperduto di capaci picciotti. Si vede dall'autostrada a sto posto una tristezza infinita. Secondo me sta chiudendo. Perché queste porzioni giganti? Sembrano degli Orosaiva dolci allora a sto punto. Non sono delle fette biscottate. Tabella nutrizionale, lista degli ingredienti e ignorate il mio brufolazzo. In ogni caso, cannella non pervenuta, io non la sento. L'impasto è neutro, non è dolce, non è neanche salato ovviamente. Il sapore di cannella è leggero proprio. La cannella di zucchero sopra, picciotti, non si sente più di tanto. C'è e non c'è, è la stessa cosa. Potrebbero essere paragonati ai biscotti dell'IKEA, ma neanche, perché sono molto più leggeri. Io gusto bianco di soia, ma dice niente. Sicuramente da provare almeno una volta nella vita, ma poi vi rendete conto che è una cosa totalmente inutile e potreste spendere i vostri soldi comprando altri prodotti. Voto 5,5, 6. Al prossimo video, seguitemi ovunque e ciao.